autoreferenziale. Sono stato fra i primi al mondo a battermi per la vaccinazione di gravidanza. Che facevo un ripilare, io leggo ginecologi e gli ostetri, vaccinare di gravidanza. Invece tutte le ricerche hanno dimostrato che i vaccini, che tutti i vaccini somministrati in gravidanza non sono dannosi né per la gravidanza, né per la mamma, né per i bambini. Questi sono alcuni dei lavori, ce ne sono tanti, andiamo avanti. Pure la vaccinazione anche sul sale. Sappiate che il picco maggiore di mortalità per influenza è nel primo anno di vita. Nei primi sei mesi di vita non si può vaccinare il bambino per l'influenza. In più poi, anche solo la febbre, ma ancor di più la febbre causata da influenza, causa malformazioni cardiache, con un odds ratio di 2 qualcosa, causa alterazione del tubo neurale, causa la l'ave palatoschina. E quindi vaccinare la mamma quando è incinta per l'influenza è cosa fatta molto bene. Tutte queste malformazioni furono osservate addirittura dai tempi dell'influenza spagnola, sapete, no? Quella del 18-19, la spagnola, che ammazzò più europei di quanti avesse ammazzato la prima guerra mondiale. Morbillo, parotite e rosolia. Nell'America del Sud hanno fatto delle campagne splendide di vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia, in cui ci andavano di mezzo anche le donne incinte. Loro guardavano, non è mai successo. Questi sono vaccini vivi, quindi istintivamente ti verrebbe da pensare che sono ancora più pericolosi. Invece no, non fanno male. Fino ad arrivare a questi qua, e di nuovo qui c'è stato l'esperimento non voluto della guerra in Iraq, perché sempre per via del rischio della guerra biologica vaccinarono tutti i soldati per l'antrace, incluse le soldatesse, alcune delle quali erano, senza saperlo, incinta. Non è mai successo nulla nemmeno con quel vaccino lì e nemmeno con tutti gli altri che sono vivi. I vaccini di gravidanza sono sicuri. Siamo riusciti a convincere i colleghi ginecologi. Un grosso ostacolo sono le ostetriche, che non ce l'hanno solo contro il vaccino dell'antrace, ce l'hanno contro i vaccini in generale. E l'ostetrica ha fatto nascere il mio nipotino, pur sapendo che era il mio nipotino, cercava di convincere la mia figliola a non fargli fare i vaccini, che era un'imprudenza, insomma, che avrebbe dato più lente al babbo che all'ostetrica. E che fare? Questa è una delle meravigliose vittorie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il crollo del tetano neonatale, che guardate, non è solo una questione di Africa, eh? Il tetano neonatale c'è stato in Italia fino alla fine degli anni 80. Poi cominciando a vaccinare le bambine è scomparso. Però vedete il crollo del tetano neonatale con un costo modestissimo, vaccinando le donne in gravidanza. A volte ritornano, che cosa? La pertosse. Se quando io detti l'esame di microbiologia avessi detto che l'immunità
per la tosse non durava vita, mi buttavano fuori. E invece si è visto che sia la malattia che il vaccino danno un'immunità per 5-10 anni, non di più. Allora succede che noi adulti abbiamo la pertosse almeno 3 volte nella vita e ce la trasciniamo più a lungo dei bambini. Perché? Perché viene con una sintomatologia diversa e perché viene gestita dai dottori degli adulti e ci hanno meno orecchio di noi. E allora il giovane adolescente, il giovane adulto, va a vedere il lattantino, il neonato, gli fa ghiri 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 e gli sputacchia la bordetella pertussis addosso. E la pertosse presa nel primo anno di vita ha una mortalità di 1 su 1.000. A noi ce ne molti 3. E l'unico, cioè dunque, sono state concepite 2 strategie. Una è la Cocoon Strategy, la strategia del bozzo, cioè creare un bozzo di gente vaccinata intorno all'attacco, che è un'impresa teorica, perché ora mi ricordo se l'ho portata. Ecco. Hanno calcolato tutta la gente che si dovrebbe vaccinare, che però non è incluso il postino, il lattaio. E poi provate a convincerli a vaccinarsi per la pertosse una bisnonna. Per cui la Cochrane Strategy si è dimostrata fallimentare. L'unica strategia per evitare la pertosse del lattantino e vaccinare la mamma in gravidanza. Se è una mamma particolarmente attiva e resta incinta tutti gli anni, si vaccina tutte le volte che è in gravidanza. E questa è la finestra migliore per vaccinare le mamme. Se voi farete il corso di medicina generale e pediatri, ve lo chiederà. E questa è la finestra migliore per vaccinare le donne in attesa. Ora credo ci sia un'unica repulsiva, sì, su un argomento al lato, ma anche su questo vi chiederanno. Dottore, io sono in allattamento, posso vaccinarmi? Sì. Le mamme che allattano possono vaccinarsi per tutto, salvo per la febbre gialla. In effetti ci sono stati 3 casi di bambini che hanno preso la febbre gialla dal vaccino somministrato alla mamma. Allora, per prudenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, salvo una necessità inderogabile, di non vaccinare le mamme che allattano se dovessero recarsi in paesi endemici per la febbre gialla. Se è una immigrata che deve tornare per forza a casa, gli fate un certificato spiegando il perché e per come non è vaccinata. Se è una famiglia che vuole andare in Thailandia in vacanza, ci va l'anno dopo. Te me l'hai sentito dire, no? Che mi chiese, dice professore, ma mi fa bene al mio bambino il mare? Questa è la domanda che farà. E gli dite, guardate, l'Italia ha 7.000 chilometri di costa. Chi campa a Genova campa uguale a Firenze, insomma, non è che campa. Comunque, portatelo al mare. Di dove andate? Al Lido di Camaiore, in Thailandia. Con un bambino di 3 mesi.
gli devi fare la profilassi per la malata. Aspetta, vai al rito di Maiore quest'anno e l'anno prossimo vai in terapia. Vi capiteranno queste cose lì quando farete i dottori. Io avrò una mezza voglia di scrivere un libro a proposito del pezzo. Sì. Io arrivo a aver finito, perché dopo c'è il mio cotone stop, perfetto. Domande? Che ora devo finire? Quindi andate a fare ricreazione. Non a fumare, eh? Lo sapete, non si può fumare. In tutta l'area ospedaliera è chiuso all'aperto. Però potete andare al bar. Tra l'altro è stato visto che non c'è nessuna malattia associata all'uso del caffè. Quindi prendete il caffè. Non prendete alcolici perché non si può in ospedale e meno di male sigaretta. Davvero ci sono domande? Vabbè. Allora.